Ciao amici di Nerd 30, oggi siamo in compagnia di Angela Vianello. Allora, iniziamo, semplice semplice, chi è Angela Vianello? Angela Vianello è tante cose, ma prima di tutto è una fumettista, quindi sì, sono una fumettista di 32 anni quasi e per adesso ho creato due saghe, che sono i miei due fumetti principali. Uno di fantascienza che si è appena concluso, infatti a Lucca 2017 uscirà il quarto e ultimo volume, e un altro che è ancora aperto, si chiama Blue, è una saga invece più fantasiosa ed è ancora in lavorazione, in corso. Vedremo il finale, penso, nel Lucca 2018. Ok. Allora, sei stata definita il nuovo volto del manga italiano. Il tuo stile innovativo si sposa con linee classiche. Perché partire proprio dal manga? Perché io sono nata nell'epoca in cui il manga è sbocciato proprio a livello culturale in tutti i campi. Cioè, negli anni 70 è sbarcato in Italia e io sono figlia di questi anni 70, 80, 90, e alla mia epoca, cioè nella mia epoca anni 80, 90 era pieno, in TV c'erano tantissimi cartoni animati giapponesi e soprattutto io ero appassionatissima anche delle edicole, entravo in tutte le edicole perché una volta erano veramente piene zeppe di manga, adesso non so come sia, però... E io vengo da quel mondo lì, era impossibile per me. Poi, giovanissima, la prima cosa che, grazie alle sirene, che ci fanno compagnia, e la prima cosa che vedi quando sei giovane è un disegno giovanile. E i giapponesi hanno un po' una mentalità tra l'infantile e il giovanile e riescono a trasmetterlo attraverso i disegni. È per questo che i giovani si avvicinano, secondo me, più facilmente al manga, e io sono rimasta poi attaccata un po', anche se comunque da brava bambina mi informo, cerco di toccare tutte le sponde possibili. Sì, poi rendi tu, insomma, qualsiasi cosa tocchi, quindi ci diciamo provo, che c'è il tuo tocco, insomma. Allora, come dicevi prima, tra pochissimi mesi a Lucca presenterai il tuo nuovo volume di Io. Esatto, sì. L'interesse sta crescendo a dismisura con i video che stai preparando e stiamo vedendo, sì. Qualche anticipazione scottante? Cavolo, non posso dire niente. Dunque. Beh, dal trailer si capisce già che ci saranno un sacco di colpi di scena, molti di più che nel primo e nel secondo volume, perché la storia è progettata proprio per iniziare in maniera molto molto lenta e finire in una maniera molto più ritmata, veloce. E quindi ci saranno tanti colpi di scena, tutto quello che credevamo giusto potrebbe essere sbagliato, tutto quello che credevamo importante magari non è più importante e basta, quindi praticamente ho costruito una storia per ingannare il pubblico, non è una cosa bella da dire, grazie. No, però è per dimostrare quanto nella vita effettivamente ci sono cose che ti accadono e non te le aspetteresti mai, l'abito non fa il monaco. E sia dalle persone, insomma, che dalla vita, proprio non l'imprevedibilità della vita e il bisogno di un cambiamento in tutti noi. Questo diciamo che è il messaggio finale, è molto importante questo messaggio che cerco di dare alle persone. Bene, benissimo. E invece il progetto Blu, avevi anticipato prima, 2018? Sì. Ok, come procede? Il secondo volume, adesso ovviamente stiamo iniziando a vedere un po' di sistemare la trama, di cominciare a buttare giù le prime cose, anche se ovviamente io sono impegnata anche in piccoli altri progetti, quindi è per questo che ci metterò quasi un annetto per produrlo, perché comunque faccio anche altre collaborazioni. Benissimo. Però abbiamo proprio iniziato in questi giorni. Quindi altre collaborazioni, puoi dire qualcosa in più o...? Allora, non posso dire niente neanche okay. Qui, però posso dire che sto collaborando con una molto importante casa editrice. È una bella, buona, brava e una bomba di casa editrice. Ok. Con la B.
e basta. Ok, va bene, chiudiamo il discorso qui. Poi, dopo l'esperienza di White, hai intenzione... Però ce ne sono troppe con la B di case editrici, quindi è ingannevole la cosa. Ok, ritorniamo alla tua domanda, scusa. Dopo l'esperienza di White, hai pensato di produrre altri anime? In realtà è un lavoro enorme, quindi ho la speranza innanzitutto di finire White, perché purtroppo pochi lo sanno, ma per 5 minuti di video, che sono molto pochi, ci vuole un mese di lavorazione, e addirittura non è che siano elaboratissimi i miei video, quindi figuriamoci per qualcosa di più elaborato e di più professionale. Quindi se io dovessi fare un altro anime, dovrebbe essere molto fatto meglio, insomma, che rispecchio poi le aspettative delle persone, perché non si può rimanere sempre allo stesso livello, e in animazione da soli, no, secondo me, non si può fare granché. Quindi io direi che se facessi veramente qualcosa con l'animazione, dovrei mettere insieme un bel gruppo. E rimane sempre comunque uno dei miei sogni riuscire a produrre qualcosa a livello di animazione, però devo mettere i piedi per terra. Ok, piano piano. Sì. Bene, ultima domanda, progetti futuri? Appunto. Oltre alla collaborazione con una casa editrice, che è una bomba, quella esatto. B. Esatto. Ok. Niente, dovrei innanzitutto finire Blu, voglio finire White anche, appena ho tempo. E poi mi piacerebbe pubblicare un artbook anche. Adesso magari sto vedendo di mettere insieme qualche bella immagine, ma vorrei fare qualcosa di studiato, un incrocio magari tra una storia illustrata e non scritta e un artbook. Un artbook che lo puoi leggere, cioè ogni disegno magari è collegato, c'è una storia che collega il tutto, però sono tutte cose molto... Okay. Che ho nella testa e basta. Bene, allora noi ti ringraziamo. Grazie. Un saluto per Nerd 30. Un saluto calorosissimo a Nerd 30. E alla prossima. Ciao. Ciao.